Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi andiamo a scoprire insieme, a dare una spippolata a Redfall, titolo che avevamo visto nella presentazione qualche mese fa. Oggi è arrivato, tra l'altro presente sul Game Pass, titolo FPS, abbiamo visto anche abbastanza divertente, inteso dal punto di vista del gameplay. È un gioco che è un FPS che si può giocare anche in cooperativa con amici, era molto sopra le righe. Oggi lo andiamo a scoprire insieme con questo video dei primi minuti di gioco. Come sempre lo andiamo a testare insieme. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra e lasciate like e condividete per supportare questi video, appunto anche esplorativi dei vari titoli in uscita. Ditemi se vi interessa il titolo, se lo acquisterete, insomma fatemi sapere anche la vostra, commentino tecnico tattico anche per sapere appunto la vostra su questo titolo. Eccoci allora con la selezione del nostro eroe. Abbiamo Jacob Boyer, Layla, Devinder e Remy. Allora, l'esplosiva ingegnera ingegnosa, autentico cacciatore di criptidi. Layla era una studentessa indebitata dai poteri psichici. E poi abbiamo Jacob, che è il cecchino dall'occhio zombie. Allora, lui, Jacob, si muove come un fantasma. Allora, abilità corvo, velo e fermacuori. Ascensione, ombrello, ex vampiresco, elettrolancia, traslocazione, lampada UV. Su internet originale del Regno Unito, poi vedete anche le descrizioni dei personaggi, insomma. Onestamente mi intriga Jacob. Cecchinoso, cecchinoso, che dite? Direi di sì. Allora, possiamo andare a vedere per l'appunto come ci sia questo stile anche rivolto verso il multiplayer e la cooperativa. E livello di difficoltà crepuscolo, vediamo i livelli di difficoltà che abbiamo. Abbiamo luce del giorno, crepuscolo, mezzanotte, questo da sbloccare. Ok, va bene anche l'eroe, che potete naturalmente, come potete notare, cambiare anche da una partita all'altra. Sì, nuovo eroe, immagino che potete anche livellarli e via. Possiamo, se andiamo con gioca, vediamo se ci fa giocare in single player o se cerca eventualmente altre partite, oppure se è da ospitare una partita e poi ciò scegliere che è successo a Redfall è ingressi. Colpa mia. Doveva essere un bel posto. Quando sono arrivata, pensavo di aiutare. Dicevano che una goccia del mio sangue poteva cambiare tutto quanto. Salvare la gente dalla malattia. Persino dalla morte. Nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Sarebbe stato un mondo perfetto, una cornucopia. Che sciocca. Erano dei mostri. Hanno preso più di una goccia. Hanno preso ogni cosa. Ora il male sta inghiottendo questo posto un pezzetto alla volta. Quando la gente si è resa conto di cosa succedeva, era già troppo tardi. Ora si scannano a null'altro. Implorano i mostri di risparmiarli. Alcuni si nascondono per paura e sperano inutilmente nei soccorsi. Altri hanno provato a fuggire. Ma i mostri hanno bloccato ogni loro tentativo. Non c'è via di fuga. Non si pensa che le cose possano precipitare. Finché non succede. E allora è troppo tardi. Ma alcune persone stanno provando a resistere. Credo possano salvare questo posto. C'è soltanto una cosa che glielo impedisce. Una città intera, piena di vampiri.
con i suoi occhi. Non puoi sfuggirmi. Nessuno lo farà. Appartenete tutti a noi. Gli altri vi vogliono morti, ma io vi voglio qui. Vivi. Posso usarvi. Vedrai mai più la luce del sole. Eccoci, Jacob, nome molto comune, tra l'altro, perché anche il nostro... Da questa bagnarola, finché c'è ancora luce. Il nostro protagonista in... C'era da immaginarselo che non ci avrebbero lasciati andare. Si chiama Jacob. Che accidenti. Potete dare un occhio. Era il capitano che doveva portarci via dall'isola. Insomma. Riposa in pace. Non ha funzionato bene questa voglia di andare via, eh. Una ventina di anime confermate e pronte ad andarsene da questa maledetta isola. Quasi tutti incolumi e qualche ferito. L'incontro è stabilito per mezzanotte. Darò controsegnale prima di salire a bordo. Remy. Non ha funzionato granché, signor capitano. Allora. Diamo un'occhiata in giro. Per il momento mi sembra abbastanza diario di bordo del capitano. Questo è il mio ultimo passaggio. Non tornerò a Redfall. In quasi 30 anni alla guida di questo traghetto non ho mai visto cose così orribili o spregevoli come quella a cui ho assistito nelle ultime settimane. Ho visto quella che un tempo era brava gente a attaccare dei poveri innocenti senza un apparente motivo. Creature uscite dagli incubi mordere persone che le imploravano di farlo. Ho sentito una voce terribile uscire dalla mia TV. I poster di bambini e animali scomparsi ormai tappezzano i muri. Ci sono schizzati con indosso maschere da sci che entrano nelle case altrui per rapire intere famiglie. La lista potrebbe continuare e vorrei che non fosse così. Ma è ora di salvare i pochi rimasti. Devo portare via questa gente esausta e spaventata. A questo punto non posso fare altro. Ok, noi invece possiamo comunque provare ad andarcene. Prima accendi la torcia. Accendiamo la torcia. Beh sì, mi sembra un po'... Dobbiamo rifornirci di scorte mediche. Non sì, sappiamo cosa ci aspetta. Allora, in realtà... Non c'è di scomparsa di un bambino. Ok. Cosa sarà accaduto qui a Redfall? In caso di emergenza, va bene, va bene. E allora, le scorte mediche sono qui. Quindi, tre mediche te le prendiamo. C'è rimasto qualcuno eventualmente? No, tre scorte mediche magari prendiamole, sì. Effettivamente avevamo solamente aperto il cassettino, quindi ocio. Sono abituato con Dylan, come detto, basta cliccare e recuperi robe. Allora. Signor Sawyer, l'ho vista sbirciare le mie finestre e accostare l'orecchio alla mia porta sul retro. Quello che crede di sapere non è una minima parte di ciò che sta per accadere. Può restare a Redfall, scoprire la verità, diventare uno di noi, un intoccabile. Oppure c'è l'alternativa, ma non credo che le convenga scoprire di cosa si tratta. La aspettiamo. Invece... Prendiamo robe da mangiare, le mangiamo eventualmente anche. E perfetto, perfetto. Allora, un attimino che andiamo a vedere anche un po' nel menu. Abbiamo reliquia di sangue. Le armi al momento siamo un po' senza niente. Le abilità poi naturalmente andremo a sbloccarle. Abbiamo la mappa della zona di Redfall. Queste sono le nostre missioni. Archivio e impostazioni. Per le impostazioni io onestamente, se possibile, andrei a diminuire quella che è la sensibilità
che al momento è un po' eccessiva. Ok, così già forse è più fattibile. Sì, direi di sì. Allora, la porta questa qui è chiusa. Questa qui anche. Questa qui anche. Quindi andiamo a vedere. Si può? C'è anche della problematica. Niente più vie di fuga per loro. Comunque. C'è una trazione, una configurazione strana anche di quella che è l'acqua che abbiamo visto di Redfall. Quindi qualcosa è accaduto, eh. Qualcosa è accaduto anche a livello proprio fisico. Guarda qua. Nessuno può lasciare quest'isola. Non così. No, apparentemente c'è qualquadra che non cosa, eh. Allora, come detto, ragazzi, ditemi se voi proverete questo Redfall. Fatemi sapere la vostra. Ora si ragiona. Ricaricare. Mi pare aiutano. Ok, R. Seguire un attacco corpo a corpo. Con quale specchietto retrovisore. Ok, allora, vediamo un attimino. Apertura della porta, rompi vetro. Posso romperlo così? Sì. Attenzione. Raggiungi la costa di Redfall. Beh, in un modo o nell'altro ci riusciamo. Diavolo, sta succedendo al sole. Ah, che figata. Cioè, tra virgolette, diciamo. Oddio, tra virgolette. Anche se qui Dio c'entra poco. Sole nero. Un corvo. Che cazzo hanno in mente di fare? Forse è meglio evitare la gente del posto. Battere una scommessa. Non farti avvistare, abbassati per ridurre il rumore che emetti. Corre, scattare, attira i nemici. I nemici sono sensibili anche agli spari, alle esplosioni, agli allarmi, alle giostre, agli strumenti musicali, alle finestre che si infrangono. Puoi sfuggire interrompendo il contatto visivo. Sì. Vabbè, anche meno, eh. Voi, biberoni. I vostri genitori. Nessuno può sfuggirci. Salve, facciamo finta di niente. Sapete cosa fare? Portateci qualcuno da offrirgli. Chiunque vogliate. Amici. Allora, noi nel mentre proviamo a proseguire. Ma come magari i vostri ex? Stasera qualcuno che vi sta sulle palle. Ok, proviamo a. Ehi, il sole. Guarda il sole, incidente. Dobbiamo andarcene prima che torni là. Pensi che tornerà? Secondo te no. Occhio. Sai cosa sanno fare? L'hai visto con i tuoi occhi. Possono fare qualsiasi cosa. Chi c'è? No, nessuno, nessuno. È tutto come ci pensi, eh? Allora. Qua anche non sembra molto invitante la zona. Riesco a passare da là? Magari un po' più lontano da sti tipi. Poi io se tocca combatte, signori, che qua lo stealth, insomma. E allora, un pochino anche dal font utilizzato per i punti esclamativi, eccetera, si vede un pochino la mano. Giustamente, come dicevo, gli sviluppatori sono gli stessi di Dishonored, di Prey, insomma. Giochi che abbiamo visto anche qui sul canale. E ci sono alcuni aspetti che un po' ricordano appunto la mano degli sviluppatori, anche perché giustamente sono loro, quindi lo stile lo riconosci per alcuni aspetti, anche se il genere sostanzialmente è diverso. Razzi di segnalazione, forse è una trappola o a qualcuno serve aiuto. La pesca. La torcia la accendiamo eventualmente dopo, per mo ci si vede.
Le hai fatto sbattere la testa su ogni gradino, imbecille. Ma io posso fare un attacco stealth? E tipo? Allora loro vogliono solo il sangue dei vivi. Guardala, non respira nemmeno. Secondo me no, no. È la tua vita. È un attimo, decisamente viva. Nel mentre ha continuato a parlare la diva un attimo fa, era decisamente viva, ma lei era già morta, ma va bene. Ora, allora, l'effetto feedback delle armi non sembra male. Devo farci naturalmente un po' la mano, ma apparentemente dà soddisfazione. Elimina tutti i seguaci alla stazione dei pompieri. Immagino che ci possiamo arrampicare dove è segnato in bianco, quindi anche qui. Immagino. Allora, gioca a modo tuo. Puoi infiltrarti nella stazione dei pompieri in modi diversi. Occupati dei fanatici ed entra dal garage principale. Oppure sali sul tetto ed entra dall'alto. Scassina la serratura della porta sul retro. Quindi o di cattiveria o assalto dall'alto o proprio di finezza. Dobbiamo controllare il battello. Visto della gente intrufolarsi a poco. Allora, quelli che stanno là, ma non c'è modo di andarsene. Basta vedere il sole. Però comunque dobbiamo stare accorti. Opela. Cos'era? No, niente, niente, non ti sta a preoccupare. Ma stanno tutti da tutte le parti. Provo a sparare cercando di beccarli in testa per capire un pochino il sistema di fuoco com'è, anche se naturalmente diamo più tempo, ci vuole un po' più di precisione che al momento non abbiamo tantissimo, ma anche per vedere un pochino appunto lato feedback, spara spara com'è, perché è quello cercare di prendere un punto preciso per vedere cosa si riesce a fare. Allora, sotto degli attrezzi. A parte che già siamo messi un pochino male, siamo andati un po' troppo lentini nel... Allora, piano piano. Vabbè che noi dobbiamo eliminare tutti quelli nella stazione. Ci curiamo comunque con la freccia verso il basso. Ok. Qua possiamo sgattaiolare. C'è qualcun altro? No. Si può? Ecco la torcia, un pochino l'accendiamo perché sennò qualcuno che sta cercando probabilmente aiuto, ma noi al momento ce la facciamo con calma e circospezione, con calma e circospezione. I bagni pare che non ci sta nessuno. Non sappiamo se riescono a vedere anche le... Cioè, non dico loro, ma magari i vampiri, se riusciamo a dargli fastidio con la luce. Poi capiremo se magari la... qua non ci soffermiamo troppo a vedere anche le... Attenzione. Andiamo ad andare su. Vediamo anche di qua. L'ambulanza, qualche medikit ce l'abbiamo. L'uscita, ok. Il senso di apprensione c'è, eh? Allora, la vedo un po' male. Morte dall'acqua. Sconfiggi il vampiro se mi interessa alla stazione. Stai per affrontare il tuo primo vampiro. Le armi convenzionali possono solo ferirlo temporaneamente, ma non ucciderlo. Ti servirà un'arma in grado di trafiggere
Quando un vampiro è gravemente ferito diventa vulnerabile. A questo punto puoi avvicinarti e premere R per trafiggere il cuore, riducendolo in cenere. I vampiri possono essere eliminati anche in altri modi che scoprirai, come con il fuoco e i poteri speciali degli eroi. Allora, questa dovrebbe poter trafiggere, quindi noi comunque con questo possiamo... Ah, vedi? Quindi così sparacchiamo. E poi così... Oddio, in teoria ci dovrebbe far trafiggere. Dall'altra. Scusa, c'era il... Se premo... Ah, no, sono così... Ho visto che c'era il... Vabbè, io comunque posso attaccarlo già così per... Ce lo dice lui quando posso... Ti vedo. Così lo indeboliamo. Aia. Dov'è? Uè, sto punto che fa? Se ne va? Posso continuare quando... Io c'ho il paletto, quindi... Devi stare molto calmo. Vai, adesso... Adesso soddisfazioni, effettivamente sono soddisfazioni. Allora, hai sbloccato la prima abilità di Jacob, Corvo. Tieni premuto RB per ordinare il corvo di contrassegnare le minacce nei paraggi. Rilascia RB per lanciare il corvo in avanti e contrassegnare altre minacce. Il corvo è un'entità misteriosa legata a Jacob, che ha iniziato a manifestarsi poco dopo il suo arrivo a Redfall. Come un'ombra, il corvo non si separa mai da Jacob ed è utile da mantenere, da mandare in ricognizione. Con l'aumentare del livello di Jacob puoi spendere punti abilità per potenziare il corvo. Ok. Perfetto, quindi almeno ci segna eventuali nemici. Questo ormai se l'è ciucciato per bene, quindi il signore non... Ecco fatto, così va meglio. Allora, popcorn. Allora, la stazione dei pompieri, dobbiamo ancora eliminare alcuni seguaci e poi dobbiamo liberare gli ostaggi. Intanto andiamo su e vediamo chi altro c'è. Sì, ci credo. Sapete cosa vi perdete? Spinite fuori, ve lo spieghiamo. Va all'inferno. Vieni fuori e lo vedrai l'inferno. No, da soddisfazioni sparare alla capoccia, però. Sì, ho notato che anche questa ha continuato a parlare dopo che l'avevamo ucciso, o sbaglio? Perché infatti pensavo ci fosse qualcun altro. Munizioni pistola, siamo pieni. Però se ricarichiamo... Prego. I fanatici se ne sono andati? Potete uscire, li abbiamo fatti fuori tutti. Ci diamo del... Allora, missione compiuta. Devi... Dei poteri vampiri hanno... Ah, vabbè. Anche nei personaggi però si vede un po'... Si riconosce la mano degli sviluppatori, inteso come... Alcune caratteristiche che ho fatto anche caso con Dishonored, ad esempio le mani dei personaggi che sono un po' sproporzionate, nel senso un po' più grandi, vabbè, pure il prete la si vede, corpi piccolini, teste pure abbastanza piccoline, però le manone... Andiamo a conoscere la gente del posto. Se vediamo, ha raggiunto... A costa dove incontrare... Ah, ci fa una sintesi del tutto e va bene. Allora, quelli li abbiamo liberati. Il prossimo obiettivo ce lo dà dall'altro lato questa stanza. Vediamo se c'è qualcosa. No, non c'è apparentemente niente. Senti il sound poi. Anche questo è molto alla Dishonored, anche se è un po' più rocchettaro. Vabbè, in realtà questi hanno messo a posto la stazione di servizio e penso che sia diventata la loro... Ciao. Base. Come salve? Va? Tutto bene, tutto bene. Boyer, giusto?
Sono lieto che tu sia qui. Mi sa che sei l'unico. Non voglio pensare a cosa sarebbe successo senza il tuo intervento. Scusa, però, va bene. Grazie. Ho sbagliato. Mi chiamo Terrence Hunt. Aspetta, però. Lavoravo all'ospedale di Redfield. Assisto tutti qui. Malati, feriti e chiunque abbia bisogno di cure. Se ti servono scorte mediche, chiedi a me. Ma prendi solo quello che ti serve davvero. Ci sono altre persone che ne hanno bisogno tanto quanto te. Potevamo morire. Fortuna che la reverenda aveva quei razzi. Scorte mediche. Acquista, non è che possiamo prenderne quante ne vogliamo. Ce le fai pagaggio, ma no. Scuse, allora. Fammi vedere una cosa lato video. Campo visivo, spaga. Ok, no. Alcuni dei tuoi alleati alla stazione dei pompieri gestiscono scorte di rifornimenti presso le quali puoi spendere supporto per rifornimenti di oggetti utili come scorte mediche, rimaldelli, kit di ricablaggio e armi. Fai loro visite di tanto in tanto. Hanno preso il controllo dell'ospedale, cambia quasi subito, come se l'avessero programmato. Sì, va bene. Allora, le scorte mediche, come detto, non è che ce le regala, ci riprendi ne quante ne vuoi, ma della serie comprale, compra. Sì, fammi vedere anche qui dalla mappa. Abbiamo il nostro obiettivo, stabilire, parla con la reverenda Eva. Allora, la reverenda sta nell'altra stanza, ma sempre a piano terra, penso di sì. Si è presa l'ufficetto qua. Reverenda, aspetta, questa era la ragazza incinta. Chiedilo ad Ellison, gravidanza. Vabbè, libro della tipo. Sì, no, faccia pure, si mancherebbe altro. Ciao, Joe. Ciao, Joe. Niente. Vedi le mani. Il ciao, rifugio era devastato. Ciao, Joe. Scusa, a sto punto pure noi ce ne andiamo. Allora, che poi ha detto la reverenda? È la reverenda? Ho mandato della gente a cercare provviste e hanno portato 30 ciambelle. Santo cielo. Sono troppe? Ne dovevano portare 28, 26, dai, perché fanno male, invece, ha pure ragione. Jacob, giusto? Sì. Sono felice che tu sia dalla nostra parte. Sono la reverenda Eva. Piacere di conoscerti. Mi dispiace che le circostanze non siano delle migliori. Prima di tutto questo eravamo al rifugio per senza tetto. Comunque sia, qui mi occupo dell'organizzazione. Invio spedizioni in cerca di scorte, viveri, persone da salvare. A volte trovano qualcosa di utile. Controlla il baule di tanto in tanto. Quello che ci trovi dentro è tuo, se a noi non serve. Brava, brava, se a voi non serve, per l'appunto. Oggetti smarriti. Abbiamo un grimaldello che... Sì, è comunque da acquistare. E kit di ricablaggio. Ma siete stronzi allora, scusa. Ma non mi date niente, è tutto a pagamento. Ma che se fa così? Parla con Anna. Qua parliamo con tutti, ma tanto tutti quanti. Qua c'è danni così. A pagamento, se fa mica così. Anna, tu mi regali Jacob, qualcosa? Cosa hai fatto all'occhio? Non chiedere. Beh, siamo in debito con te. Io sono Anna e questo è mio marito Joe. Hai Salve. Incontrato uno di quei mostri, vero? Sì, sì. L'unico sì. modo per ucciderli è trafiggerli al cuore con un paletto. Esplodono come fuochi d'artificio. Vero. Per i pazzoidi invece bastano le armi normali. E di quelle ne abbiamo da vendere. Il vendere, paletto però, è gratis, ma le mie armi dovrei guadagnartele. Mi dispiace. Ci mancherebbe. Per niente. Comunque, piacere di conoscerti. Allora, esplora l'armeria vicino ad Anna. Allora, il paletto, sì, alla fine ce l'ha dato, però. Allora, aggiorna scorte. Possiamo spendere monete, appunto, per aggiornare anche le scorte. Noi comunque non abbiamo soldi, quindi non posso minimamente acquistare niente. Quindi mi spiace, ma possiamo andare a vedere la nostra dotazione, che è una pistola Grimtide. Allora, quindi 1 e 2, ok.
Andiamo al tavolo del briefing. Andiamo al tavolo del briefing. Va, signori, che qua poi ci organizziamo. Immagino che appunto puntando anche al... Ricevo un nuovo paletto che puoi usare per personalizzare l'aspetto delle tue armi. Per ricevere un nuovo paletto premi schema della dotazione, seleziona un'arma che ha un innesto per paletto e infine seleziona i dettagli dell'arma. Puoi anche cambiare l'aspetto generale dell'arma. Ok, delle varie skin che hai trovato. Ok, andiamo a vedere. Allora, vabbè, queste qua in linea teorica già ce l'hanno il paletto incorporato, no? Questa qua, cioè questo qui, questa che è prepotente, questa è l'arma proprio del... penso che sia proprio il nostro protagonista, insomma. Ha le stesse livree e colorazioni. Possiamo personalizzare il nostro eroe. Andiamo a vedere gli abiti in generale, se abbiamo qualcosina sbloccato. Abbiamo la versione mercenario. Sapete com'è? Ma sì, ci sta pure questa. Per quanto riguarda questi, immagino che siano comunque parti di quello là, sì, quindi mercenario, eccetera. Lo zaino ce n'abbiamo uno solo al momento utilizzabile. Va bene, non c'è molto da personalizzare al momento. Poi naturalmente ci saranno tante altre cose da sbloccare, livellamento e quant'altro. Dicevo, per quanto riguarda la struttura delle missioni, ora vediamo anche per quanto riguarda magari le varie partite. Ma avendo comunque un'anima anche in cooperativa, immagino che ti dia la possibilità appunto poi di sbloccare missioni, invitare amici, eccetera eccetera, come abbiamo visto all'inizio. Ora di solito giochi anche in cooperativa le prime parti, magari tutorial te lo fanno fare e poi ti fanno inserire nelle varie partitone. Adesso diamo un'occhiatina. Allora, abbiamo... scegli la prossima missione. Abbiamo due piccioni con una fava. Allora, la gente rifugiata alla stazione dei pompieri di Redfall ha bisogno di scorte per sopravvivere. Appunto quello che ci aveva detto anche il doc. Armi, munizioni, medicine, qualsiasi cosa. I negozi in centro potrebbero avere il necessario, ma non lasciarti sfuggire eventuali altre opportunità. Vai, non buttiamo... so come abbia avuto inizio. Buttiamoci missions. Non mi importa. Quando siamo arrivati sembrava che fosse già Halloween. Guarda col picciono! Strade deserte. Ho scelto il personaggio giusto, che ardono, cose che spiano dalle finestre. Anche lui con l'occhio. Il secondo giorno si sono mossi. Mi hanno preso e portato via. Sono svenuto. Mi sono svegliato col sapore di sangue in bocca e questo uccellaccio. E però era te dà meglio l'inferno e la schiena spezzata. Ma non decido io. Non posso tornare alla Bellwether. Nessuno verrà ad aiutare questi civili. Alcuni di noi hanno provato a lasciare l'isola a bordo di quel traghetto, ma i maledetti succhiasangue hanno ucciso il sole e prosciugato il mare. Sembra una cosa uscita dalla Bibbia. Ci sarà qualche posto dove trovare delle scorte. Non resta che darsi da fare e cercare qualcosa di utile. E magari salvare qualche idiota. Così tanto. Ora basta parlare. Andiamo. Guarda che soggettone, va. Va bene, inizia la prima missione. Procurati delle scorte per la stazione dei pompieri. Possiamo direttamente andarcene? Sì, perché comunque le missioni al momento ne abbiamo una alla volta. Penso che ce ne dia anche successivamente una alla volta. Non lo so, lo scopriremo. Vedremo, vedremo. Intanto usciamo. Una cosa che stavo vedendo prima, spippolando, ci ha già sbloccato l'albero delle abilità per il momento. Molte, vabbè, sono ancora coperte dal segreto professionale. Allora, aumenta la quantità di salute rigenerata quando è bassa. Ci potrebbe stare. Munizioni aumentate. Erpicciono. Voglio al corvo di volare avanti contrassegnando i nemici, tenendo premuto le mani. Il corvo scansiona i nemici intorno a te, restando appollaiato sul braccio di Jacob. Oppure abbiamo anche questo qua. Può trasportare più grimaldelli. Beh, calcolando che non ce li possiamo neanche permettere, forse la salute? Forse la salute conviene, dai. Al momento abbiamo un punto abilità, usiamolo subito per la salute, per stare un po' più freschi. Usa la mappa di Redfall per orientarti, raggiungere
gli obiettivi. Premi per aprire la mappa. Nella schermata della mappa puoi vedere gli indicatori degli obiettivi attuali e altri punti di interesse. Puoi anche viaggiare rapidamente verso qualsiasi rifugio, luogo storico sbloccato, oppure posizionare indicatori per orientarti agevolmente o segnare qualcosa che gli amici, per giustamente anche gli amici nelle partite multigiocatore. Va bene, allora questo ce l'abbiamo, usciamo e andiamo un attimino a spippolare a Redfall. E... eccolo lì, eccoli là. Col tempaccio non si va in giro con l'elicottero, è pericoloso, è pericoloso. Comunque, tornando a noi, quegli elicotteri dovremmo trovare delle scorte. Ah, ce li procuriamo così, eh? Siete bambini che mi chiamano disperatamente. Mi però servite qui. Ah, ecco perché due piccioli una fava. E a voi serve che io stia bene. Vabbè, ma posso uscire dal cancello principale? Io ho tirato giù dal cielo. Se vuole spaventarmi, deve fare di meglio. Io sono l'uomo ombra. Sentilo. Esplorando troveranno questi percorsi che si diparano per Redfall. Per raggiungere gli elicotteri di Bellwether abbattuti, potrebbe essere meglio percorrere una via indiretta. Usa la mappa per posizionare i tuoi indicatori in modo da orientarti con più facilità, o segui i punti di riferimento evidenti come il fumo, che vediamo abbastanza bene. Seguire la strada est ti porterà al luogo storico più vicino, che potrai usare come punto di viaggio rapido o di rientro se va storto qualcosa. Quindi andando verso est, vediamo un attimino il punto storico. Beh, oddio, insomma, non so se intenda questo. Qui c'è una X, ma... no, che poi dice, scusa... ah, no, questo forse. No, Ferry Rendezvous. Però verso est, qual è il punto storico che mi indica? Non saprei, però noi andiamo verso ovest, in realtà. Quindi, onestamente... ma penso che poi ci... cioè, possiamo anche rispiccionare nella cosa dei pompieri a sto punto. Allora. Beh, c'è la possibilità di andare abbastanza... perché proprio io devo rovistare tra i rottami? Ad ognuno il suo. Queste penso che siano anche trappole che possono essere utilizzate per scassare cose. Aspetta, però, vediamo un attimo il picciolo. Mostrami qualcosa di utile. Ah, vedi, bravo il piccione. Pensi davvero che sceglieranno te? Certo. Bingo! Qualcuno venga subito qui! Ovviamente mirare sempre solo alla testa non è proprio il top, Ma che stai fuori, Giono? Ma che se fa così? Allora, questa la apriamo. Va, bravissimo. Andiamo a prendere pure un po' di munizioni che recuperiamo. Ora, io ad esempio, qualora volessi mettere al posto di questa il mitragliozzo, che penso possa essere interessante. Alcune cose le recuperiamo al volo. Allora, abbiamo scorte mediche al top, quindi magari mi curo. E prendo l'altro medikit e passa la paura. Ok, come detto, andiamo verso il fumo del primo elicottero schiantatosi. Scritte un po' la Stranger Things. Aia. Ah, che fa? Ci vuole attirare nella casa? Proviamo la nostra arma, scusa. Non ce l'ho il grimaldello in possesso, quindi mi sa che o mi apre la porta. Oh! Chi è? Ammazza se va forte e pompazza. Ci I succhi sangue sono finiti. Per ora. Nel tuo cuoricino credi di poter salvare. No. Si muovono velocemente però i vampironi, Aspetta. Giovanotta. Però da soddisfazioni, Devo dire la verità. Ok.
Allora, diamo un'occhiata, andiamo giusti? Sì, andiamo giusti, dobbiamo farci parecchia strada. Allora, quella è nell'isolotto. Io nell'isolotto riesco ad arrivarci. Vabbè, intanto ci facciamo questa strada qua. Un luogo storico di qualche tipo. Potrebbe essermi utile per orientarmi. Sì, se te vuoi orientare va pure bene. Possiamo aprire anche il portabagagli delle auto, apparentemente. Sì, se usassimo il grimaldello che non ho. Ma ste cose... Sembra che si possa far esplodere sto coso o sbaglio? No, sbaglio. Sembrava, sembrava. Lì... Cos'è? Ah, lo aggiungiamo sulla mappa in questo modo. È sbloccato un luogo storico. Possono essere usati per spostarsi rapidamente. Ok, ok. Lo dobbiamo sbloccare così. Vabbè. Io comunque voglio proseguire per provare a vedere se riusciamo ad arrivare. Vai, vai, cerca un vai, po'. Vai, Pennuto. Vai, Pennuto, spenneggia, spenneggia. Non mi capivo come arrivo all'isoletta, però. Vabbè. Allora, l'elicottero è... Ah, giustamente, l'acqua non c'è neanche più, quindi non è che ci sia tutto sto... sta problematica. Ma posso scendere qua senza spezzarmi le tibie? Io non credo. C'era quella scala là, ma... Facciamo così. Molto interessante, comunque, molto interessante. Interessante e intrigante. Poi vediamo come riusciamo a risalire là. Se riusciamo a risalire là. Quindi praticamente tutto. La foschia rossa non è normale. Il tuo aiuto per allestire alcuni rifugi mentre sei in giro. Ah, pure? Più posti alla gente per nascondersi, meglio è. Ok. E poi potremo servircene anche per riprenderci i quartieri da quei mostri e dai loro maledetti seguaci. I miei amici hanno già gettato le basi in qualche posto, ma come puoi immaginare non sono ancora del tutto sicuro. Immagino. Se ne vedi uno, attiva la corrente e facci un fischio via radio. Va bene, sarà fatto, ma li trovo in modo facile o... non lo sapremo mai, per ora. Allora, come detto, là, secondo me, se vado qua mi fa tutto male, eh. Sì, è pure tanto. Però è possibile che... Però non si scassa, eh. Ci diranno qualcosa, immagino. Allora, non so se in realtà dobbiamo passare qua. L'acqua per andare... ha aperto dei passaggi che dovevano restare chiusi. Vampiro, allora attrezziamoci meglio, no? Piano piano. Piano piano. Ma posso... Lo devo per forza indebolire, eh. Aspetta, ci arrivo, biondo. Niente più vampiri. Piano. Non è vero, mi stai davanti. Il fucile mi piace comunque, eh. Il compatto ha... Da sempre soddisfazione. Un po' lento nella ricarica, ma ce lo mettiamo in conto. Vedi? Però aspetta. No. Non capisco come cazzo faccio a... Posso provare? Sono un teschio, credo. Dovevamo provare, signori, dovevamo provare. Non so come si faccia, ma... Mostrami qualcosa di utile. Niente, in realtà. Non c'è granché da mostrare, no? Oh, pelà! Porco due. Vabbè, con quale agilità in... da imbecille.
Porco due. Con quale scarsezza nel fisico abbiamo fatto questa azione evasiva da panico. Dai, perché si fa così? Maschera antigas, attenzione, ma... No, non possiamo... C'è dell'elettricità che va a questa batteria, va bene. Qua si riesce e immagino che siamo... Vorrei una sigaretta. Ho una minaccia qui. Cacciato. Aia. Oh, signore. Merda. Merda, voglio io. Merda. Ma se sono cattivi. Allora, la salute è quella là, si ricarica così fino a un certo punto. Poi dobbiamo essere noi ad agire in questo modo. Però recuperiamo veramente poca salute. No. Oh! Che cazzo! Vabbò, Ma vattene a fanculo. Siamo vicini a questo che esplode. Porco due. Se non ti uccido, uccidono me. Vabbè, ma organizziamo. Benzina, occhio. Piano piano, E questi giustamente hanno visto l'aereo che è caduto, si sono venuti a fregare la roba. E noi che stiamo a fare qua? Allora, la pistola che abbiamo preso è più prepotente di quella che abbiamo adesso? Immagino di sì. Posso vedere? Allora, danni 25. Scusa, ho visto che c'era una pistola. Ah, forse fa parte della... No, eccola qua. Non l'avevo presa. Ci fa vedere la differenza con quella che abbiamo adesso. Si confronta. Vai. Interessante. Ciocca sepolcrale. Le ciocche sepolcrali sono sparse per Redfall in nascondigli e luoghi difficili da raggiungere. Questi manufatti psichici contengono ciocche di capelli appartenenti a una misteriosa figura legata alla minaccia vampiresca di Redfall. Raccogliere per sentire degli echi della sua storia e per ottenere bonus alla rigenerazione del residuo psichico. Ok. Ok. Allora, vediamo. Un bel botto, sacco di benzina, piuttosto pericolosa come cosa. Attenzione che qui ci sono delle scorte, immagino. Radio. Mi sentite? Sono Sharon, ti sento. Siamo arrivati al secondo elicottero, nessun segno di vita. Non credo che i soldati della Bellwether ce l'abbiano fatta. Stiamo ancora cercando le forze di corte che hanno lanciato. Sarebbe meglio non usare troppo le radio. Perché? E se sono all'ascolto? E se mandano altri soldati? Sai chi è che ascolta? L'uomo Ombra. Ci ha servito questi elicotteri su un piatto d'argento, quindi fai in modo di trovare quelle cazzo di casse di scorte. Alcuni fanatici vogliono i rifornimenti. Possiamo farli fuori o andare dritti alle scorte. C'è ancora il secondo elicottero. Questo qui stai mirando e il punto sarà visibile a tutti i membri della squadra, vabbè. Allora, qua in linea teorica le scorte dovremmo averle prese. No? Ce l'ha tolto come obiettivo? Penso di sì. E... Ah, c'è quest'altra scatola, insomma. Cosa di scorte. E andiamo a vedere anche le altre armi che ci ha sbloccato. Vabbè, qua abbiamo la... pistola, mitrone, queste altre. Ma queste che ci possiamo fare? Equipaggio, dettagli, confronta e smonta. Forse poi possiamo anche venderle. E nel mentre però la cassa di scorte ce la segna lì. Quindi noi proviamo ad andare dritti. Beh, dritti per dritti mi pare un po' eccessiva come cosa, però. Tutti pronto soccorso, vabbè, noi la salute ce l'abbiamo anche. Ci manca uno sputino, ma va bene. Se scendo qua mi...
un pugno. Posso aggirare sto coso? Dai, che mica te spezzi le gambe. No, bravissimo. Andiamo a prendere la cassa di scorte, signori. Dai, dai. Potrebbe essere discretamente infognante come titolo. Io, come sempre, ragazzi, viste anche il quantitativo di uscite, forse questa qui la cosa è esatto, il rifugio. Capiterà che vi farò appunto dei video dedicati appunto ai giochi in uscita e con, che ne so, una prima ora di gioco per darvi un'idea di quello che può essere il titolo, per farmi anch'io un'idea del titolo poi. Ah, bello. Non rivedrai mai più. Ma sta tutto. In polvere fino all'ultimo. È così che ci piace. Oh. Dov'è? A vampira. È per piacere, eh. Posso dire che c'è della gran soddisfazione. Lanciapaletti. I lanciapaletti spara paletti improvvisati che infliggono danni ingenti ai vampiri e possono finirli da lontano. Scala praticamente qualsiasi oggetto lungo e appuntito. Coltelli, stecche da biliardo, qualunque altra cosa riesca a trovare. Ok. Ma lo abbiamo sbloccato o ce lo dice così pur parlando? Ah, ma aspetta, qua? Vedi, i resti del vampiro anche possiamo dargli un occhio. Accedi, manca la corrente e ok, noi dobbiamo attivarla la corrente. Non so in realtà se però sia questa. Penso di sì. Quindi proviamo a seguire i cavi e vediamo dove ci portano. Ah, ok, Grimaldello, dimmi che... spiegami come si usano. Ah, no, fa da solo, ok. Mi serve. Mi serve. Ok. Freccette, stecche da biliardo, va bene. Bella. Quelli sono i fanatici che parlavano alla radio. Ok, ma non magari vado a presentarmi. Poi andiamo, sì. Dove stanno? Se non ti uccido, uccidono me. Sto due. Non ti piace. Vabbè, siete chiusi. Mamma, stiamo a morire. Ma siete stronzi che buttate ste bombe così, eh. Ora va meglio. Sto qua, sto qua. Facciamo... fai il giro, fai il giro. Ci incontriamo a metà strada? Signora? Signora? Dov'è? Dov'è? Signora? Che fa, si imbosca? Io sto qui. Oh, una minaccia qui. Sì, però... si qua c'è l'uomo ombra. Si è imboscato. Vabbè, signor, se vuoi venire io sto qua. Non è che ci possiamo stare... a perdere tempo, va bene tutto, ma ognuno ha il suo da fare. Allora, vediamo. La reverenda. Congratulazioni, perché ora puoi raggiungere rapidamente qualsiasi punto della mappa. Ogni tanto i cittadini Redfall vi lasciano scorte medico munizioni per te, ma a pagamento o a gratis. Usa lo schermo del proiettore per selezionare missioni che rendano più sicuro il quartiere. Più missioni completerai, più risorse saranno sbloccate in questo rifugio. Bella anche questa cosa, che ti spinge appunto a rendere il rifugio ancora più sicuro di quello che già è al momento, eventualmente. Ehi, sono Jacob. Rifugio operativo. Hai liberato un rifugio? Okay. Ottimo lavoro. Se non le chiedere troppo, ci sarebbe altro da fare. Immagino. I miei amici hanno scoperto dove colpire quei mostri per fargli più male. Ogni sforzo in più può fare la differenza. Ora perfetto. Va a farti valere e che il Signore sia con te. Vabbè, faccia lei. Abbiamo, come detto, la missione del rifugio. I rifornimenti, gli agenti hanno stabilito
imparaggio una stazione sicura per richiedere lanci di rifornimenti. Trova la stazione, falli tutti fuori e richiedi il lancio di rifornimenti per te. Si potrebbe anche fare, o meglio, l'accetto. Poi vediamo se nel mentre possiamo comunque vedere sulla mappa entrambe le missioni. Quella dei rifornimenti è questa. Proprio dall'altro lato, questa è cattiveria. Vabbè, intanto vorrei provare a sbloccare quest'altro coso. Poi magari andiamo... vediamo un attimo, signori. La casupola un po' inquietante, ma va bene. Ammazza, ecco le scorte della Bellwether. Devo dire alla gente alla stazione dei pompieri che qui ci sono delle scorte. Ma prima meglio dare un'occhiata al secondo elicottero. Sì. Vabbè, quindi l'abbiamo semplicemente segnalato. Noi possiamo solamente recuperare le munizioni. E va bene. Il secondo elicottero si trova alla nostra destra. E non ce lo segna, quindi me lo segno io. Me lo metto il simboletto? No, sei un po' stronzo, posso dirtelo. Vabbè, seguiamo il fumo nel caso. Allora, ci stiamo a fare il sentiero di montagna per arrivare, ecco, forse alla zona. Aspetta, prima il vampiro va. No. Che fa? Non puoi farmi niente. Ma che cosa succede? Aspettate voi. Porco due. Scusa. Questo punto. Che era amico tuo. Ma non è mica colpa mia se siete stronzi, eh. Vai, diccio. Facci sognare. C'è sta nessuno, piccio? No. Pensavo. Ma ci siamo vicino all'elicottero? Eccolo là. Ok. Io proseguo, perché lì c'era l'altro elicottero. Ma in linea teorica qui sopra, eccolo là, ci dovrebbe terreno essere. Terreno difficile. Non interessa a noi. Ma ho visto di peggio. L'importante è arrivarci, quindi indipendentemente dal fatto che sia terreno difficile o meno. Se da soddisfazioni lo spara a spara, Diciamocelo. Allora, per arrivare là sopra immagino che comunque dobbiamo fare il giro da qua, o no? Sembra che ci sia una specie di sentierino. Beh, oddio, con l'agilità del tipo no, direi che non ci arriviamo né ora né mai. E quindi passiamo da qua. Volevo passare da un po' più in là, ma apparentemente non è granché fattibile, quindi passiamo dalla strada indicata che facciamo prima. Anche se è un po' lunghetta. Ok. Lunghetta, ma dovrebbe portarci all'obiettivo. Apparentemente. Picciono. Vai. Muoviti, sfaticato. Ma poverino. No, no, soddisfacente, come detto, il feedback che si ha negli scontri a fuoco. E non era così scontata come cosa, anzi. Allora, lì sotto. Penso che sia una di quelle ciocche che... come arrivo? No. Ci guardiamo nel mentre. Ah, aspetta, kit di pronto soccorso. Non so se ne valga la pena. Oddio, per carità, ci servono i costi di pronto soccorso, però. Siamo il coso di cablaggio, ma sì, dai. Ah, medusa, cos'è? Sembra infliggere di danni in più, cadenza di fuoco. In più di cosa? Raggio UV, emette un raggio ultravioletto altamente intenso, in grado di pietrificare i vampiri. Spara senza
mirare per emettere un raggio più ampio, oppure usa il mirino per colpire bersagli più lontani e pietrificare più rapidamente grazie a un fascio di luce più concentrato. Sebbene sia stato progettato per uccidere i vampiri, a Redfall potrebbero esserci altre cose sensibili alla luce UV. Allora, facciamo che magari lo metto al posto della pistola, anche giusto per provarlo. Quest'altra pistola, facciamo una cosa. Non confronta, smontala. Quest'altra pistola. E dove? Questo qua. Ci sta. Poi vediamo un attimino come funziona. Certo, sempre se becchiamo i... Ecco il secondo elicottero. Ehi, aspetta, Kaiser. Perché dobbiamo sempre darci fuoco alle gengive? C'è qualcuno? Questi operatori dovevano avere ordini diversi da quelli della mia unità. Perché li mandano al macello? Ma non lo so. Più seria ma... di quanto pensassi. Ha fatto comunque una brutta fine, eh? Cosa anche molto positiva è che troviamo tante armi, tante munizioni, insomma, proprio per divertirci ce n'è, eh? Figuriamo tanto qua. Ora va meglio. Ok, pistola lanciarazzi. Aspetta, il generale che rimbalza sul terreno da fuoco per l'impatto del colpo di grazia ai vampiri vulnerabili. Vabbè, colpo di grazia, forse. Sorge il sole. Oh, quel che ne resta. Vabbè, quest'unità era incaricata di distruggere le prove su un'isola piena di vampiri. Direi che non è una coincidenza. Meglio portare alla base queste informazioni. Ah, posso tornare direttamente da qui alla cosa dei pompieri. Oppure potremmo anche andare a vedere questa qui che avevamo visto. Io mi posso teletrasportare qua. Sì, sono io. Contattiamoci. Aspetta che questo è pure cattivo, eh. Merda. Sono coglione io però. Ma non mi sono curato, che cazzo. E basta. E con quale violenza poi? No, magari se ci curiamo senza... Madonna, però subiamo veramente dei danni incredibili, eh. Basta, fa una pallottola spuntata, però... che cazzo. Boh, va bene tutto, però. È fatta. Li abbiamo uccisi tutti. Ok, allora. Questa era quella per rafforzare la... la cosa, là. La base. Ma dove li lanciano? Cioè me li devo andare via così? Porco due però. Lo so. Capita. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, immagino che poi ce li segnerà pure sulla mappa. Però ce li spara proprio in culoni a sti cosi. E manca a fa così, però. Guarda qua, è tutta zona... come cazzo questo? Non mi dici che me lo metti sulla montagnola, per piacere. Allora, uno è... me l'ha sganciato là. Eccola. Madonna, siamo arrivati proprio con stile. Scusa. Mi curare subito prima di buttarmi nella mischia. Marissa. Questi sono cattivi. Tipo quegli altri invece. Ah, sono tutti cattivi. Oh merda. Aspetta. Merda. Io. No, voglio provare il mio.
Però me li pietrifica solo. Io poi devo fare. Comunque. Il cazzo. Aspetta, signor. Bim. Ah, no, però vedi. Allora, facciamo una prova. Aspetta, biondo. Si è impallato quello, eh. Ok. Comparsa. E pam. No, vabbè, è il suo perché. È il suo perché. Allora, questo me lo ricarichi pure. Lo segniamo le scorte. Se verranno a RBA. Che ne so. Ok. Sì, a noi non servono più di tanto. In realtà ci stanno un sacco di cose che servono molto relativamente. L'altra cassa. Lancio rifornimenti. Vabbè, me l'ha lasciata direttamente qua. Scusa, io mi sposto qui. E buonanotte, no? Facciamo prima. Viaggio rapido. Ah, ok, ti dà anche dei secondi di countdown. Adesso ci salutiamo, signori. Lo so che stiamo andando molto per le lunghe, ma è abbastanza infognante. Magari, magari si potrebbe eventualmente optare anche per una un'occhiata in live, se può interessare. Ammazza quanti sono. Finiti? Credo di sì. Andiamo in ricognizione. Ok. Allora, medikit ne abbiamo già troppi, quindi facciamo così e lo usiamo. Chiavistellone. Chiavistellone. E comunque questo servirebbe a... Ah, vedi qua. Spero che tu mi riceva. L'uomo Umbra non apprezza che qualcun altro usi la sua stessa frequenza. Bastardo. Esatto, Anna. Comunque hai fatto un ottimo lavoro. Ma c'è ancora una cosa importante da fare. C'è in giro un vampiro bello grosso che terrorizza la gente della zona. Devi farlo fuori se vuoi finire quello che hai iniziato. Quando l'avrai eliminato, l'area sarà di nuovo sicura. Guarda che fanno lo fai. Vedo, magari questo è pure sentito. Hai visto? Ma poi lo posso scassare? Ok, ok. Beh, signori, ci sta. E dove me l'hai messo il vampirone, scusa? Riorganizzazione della stazione dei pompieri. Conquista il quartiere, uccidi il generale. Ah, direttamente dal rifugio. Dobbiamo tornare al rifugio e accettarla. Ok, accettiamo la missione. Vorrei fare pure sto vampirone. Mi intriga. Mi intriga il vampirone. Ah, questi stanno, vedi la signora. Riforniamo. E andiamo a vedere il vampiro dove sta. Potrebbe essere interessante. Lo so che è un po' lunghetto questo. Fammi capire però se me lo segna da qualche parte sulla mappa. Sì, il generale dei vampiri è esattamente dietro di noi. Proviamo a vedere se lo becchiamo, se sta in giro a caso. Allora, raggiungi il killer di Shadowtree. Starà là sopra. Immagino, ok. Attenzione, chi è che ha tossito? Dubbio. Mostrami qualcosa di utile. Starà qua nella casa spettrale, eh? Vediamo. Sì, in linea teorica sì. Vediamo se riusciamo ad entrare nella casa. Magari pure se è giorno. Spero che ci sia qua dentro. Ok, basta. Che figata poi però avere le missioni anche negli interni, che ti danno un po' di... a caccia di vampiri nelle case. Un po' così, quindi... Sembra che ci sia.
Dovrebbe essere uno scantinato. Per forza. Immagino, perché altrimenti... Vediamo se lo attiriamo con la musica. Lo scantinato qua è chiuso in realtà. Ah, eccolo qua lo scantinato invece. Signor vampiro. Scoiattolo. Li prendiamo gli scoiattoli. Corda. Ok. Tutto fa brodo. Eccolo. Credo. Quello è nuovo. Guarda. Aspetta, curati. Fine dei bastardi. Tieni. Teschio del generale. Apprezzo tutto quello che fai. Questi resti sono carichi di energia. Qui vive brava gente. Però aspetta. Vedi, questo è quello che avevamo trovato dall'altra parte, dove ci stava il coso del vampiro. Prendono i vampiri, ma ci sono altri quartieri da aiutare. Quindi in linea teorica sto quartiere noi l'abbiamo liberato, giusto? Penso di sì. Però vi ricordate che avevamo trovato quel coso, dove era? Però nella grotta, mi sa, sì. Quindi nella parte qua sotto. Vedi, è molto infognante, signori. Ti fa venire voglia di proseguire come se non ci fosse un domani. Ok. Però ragazzi, a questo punto io direi che ci salutiamo qui con questo video esplorativo dedicato a Redfall. Onestamente non mi è dispiaciuto, devo essere onesto. Se vi può interessare, magari possiamo fare una live di approfondimento sull'altro sito per le live. Quindi nel caso fatemi sapere la vostra. Per il momento, come detto, non mi dispiace affatto, soprattutto proprio a livello anche di feedback, diciamo così, del gioco, dello spara-spara. È fatto bene, quindi mi ci sono trovato molto molto bene. E niente ragazzi, voi come detto fatemi sapere la vostra, mi raccomando lasciate like e condividete per supportare questi video, che anche se esplorativi, però comunque anche per dare un'occhiatina ai titoli mi sembra interessante magari fare anche un solo video per la prima ora o più di gioco. Ok, vabbè, niente signori, io qua mi faccio qualche altra sparacchiata e ci vediamo alla prossima. Dai ragazzi, ciao a tutti da Giorgia Leale.